importante celebrare 500 anni della nascita di Palestrina, prima di tutto perché il celebrare qualcuno che ha avuto un ruolo importante nella storia della musica è prima di tutto un processo non di emulazione, ma di declinazione. E quindi non è fondamentalmente un'operazione nostalgica. Perché? Perché in un preciso momento storico la fede è divenuta plastica, fruibile attraverso l'arte, in questo caso la musica. Allora, comprendere oggi Palestrina significa, attraverso un lavoro di studio e di ricerca sulle fonti, sulla grafia rinascimentale, arrivare a una esecuzione, perché questa musica non è fatta per gli occhi ma è fatta per le orecchie, un'esecuzione credibile, un'esecuzione esteticamente pertinente, con una pertinenza estetica, per restituire oggi quella interpretazione di un testo che in quel preciso momento storico Giovanni Pierluigi da Palestrina fece. È un'illusione il pensare, una visione, come possiamo dire, un po' idealistico-romantica, pensare che esista una continuità interpretativa dalle cappelle musicali romane del Cinquecento fino a oggi. Ecco, chi sostiene questo un po' è ingabbiato in una visione idealistica romantica, smentita tra l'altro dagli stessi archivi musicali dove è comunicato altro, che a un certo punto ci fu una frattura e quindi noi non abbiamo più da cantore a cantore non si sono più trasmessi una modalità esecutiva, ma a mano le cappelle si immergevano nella estetica del tempo. Allora oggi si recupera una prassi esecutiva attraverso un lavoro semiologico, semiografico, filologico, perché è questa la strada per arrivare a una esecuzione storicamente informata, un'esecuzione che sia credibile dal punto di vista estetico. La missione di una cappella musicale è quella di annunciare il Vangelo attraverso la sua professionalità, attraverso lo studio, attraverso il lavoro di ricerca di una pertinenza estetica di quello che esegue. La professionalità e lo studio sono le condizioni per cui una cappella musicale possa davvero evangelizzare, ma dall'altra parte la cultura è la condizione perché la evangelizzazione possa esistere. Un'evangelizzazione senza cultura, alla fine rischia di cogliere puntuali ermeneutiche e scivolare con molta facilità nell'ideologia.
lo studio delle fonti di un autore del Cinquecento potrebbe farci cadere nella tentazione di rifugiarci in un mondo che più non esiste, soprattutto quando questo studio lo si fa in modo ideologico, quasi andando a ricercare una purezza e un mondo che purtroppo non c'è più. Ma lo studio serio, quindi non ideologico ma serio, della musica antica ci fa comprendere invece come quelle persone, in questo caso Giovanni Pierluigi da Palestrina, fossero persone totalmente inserite nella loro cultura, che non guardavano indietro, ma guardavano avanti, che sperimentavano, provavano. Si pensi soltanto al secondo libro delle messe di Giovanni Pierluigi da Palestrina, come lui porta avanti il discorso. Celebrare qualcosa del passato ha senso farlo per vivere oggi una intelligente declinazione di quello che questi personaggi, Giovanni Pierluigi da Palestrina, fece. Vedete, chi emula fondamentalmente, ed è facile emulare, quando ci sono delle grandi personalità, è facile trovare tante persone che emulano queste persone. Ecco, chi emula, se siamo onesti, dobbiamo riconoscere che è fuori dalla storia. Crea miti dai quali riceve luce, illudendosi di vivere.